Benvenuti a Caraval, dove niente è come sembra. State attenti a non farvi coinvolgere troppo. Ricorda, è solo un gioco. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale e in un nuovo video dei Bookmas. Spero che l'intro vi sia piaciuta perché, vabbè, sapete ormai di cosa si tratta. Infatti sto per farvi la recensione di Caraval di Stephanie Gardner e un po' un paragone tra quella che è l'edizione inglese e l'edizione italiana. E niente, visto che questo libro mi è piaciuto tantissimo, è uno dei più belli che ho letto in questo 2017, ho deciso di fare una delle mie introduzioni, delle mie intro un pochino particolari per delle recensioni. Fatemi sapere se vi è piaciuta, io mi sono divertita un sacco a girarla anche se faceva freddissimo. Ma direi di iniziare subito con il video. Questa è la copia di Caraval in italiano che mi ha mandato la Rizzoli in cambio della recensione, quindi il libro è della Rizzoli con la copertina identica a quella dell'edizione americana. E è bellissimo perché alcune zone sono lucide, alcune sono più opache. E sul retro una particolarità molto carina che non c'è nel libro inglese è la presenza del biglietto del Caraval, molto molto carino secondo me. Sotto si presenta semplice con soltanto la scritta Caraval e costa 18€. Per quanto riguarda invece l'edizione inglese viene 13 pound, è diversa la copertina. Perché la parte davanti è nera con questi disegni in foil dorati, mentre dietro è bianca con i disegni neri. E la particolarità più bella secondo me è che sotto presenta questo disegno in foil dorato. E c'erano 6 disegni disponibili, quindi davvero tantissimi, che sarebbero stati inviati casualmente. Devo dire però che ho trovato l'edizione italiana più curata a livello di interni, perché presenta dei ghirigori che quella inglese non ha. Per esempio, all'inizio delle varie parti ci sono queste pagine con disegno di rose, mentre in quella inglese non ci sono, quindi secondo me è più curata questa. Anche se ho trovato delle cose tradotte un po' diversamente, perché se la protagonista nel libro nella versione originale si chiama Scarlett, nel libro italiano è stata tradotta con Rossella. Adesso non so perché è stata fatta questa cosa, visto che non sono stati tradotti gli altri nomi, tipo Julian, il personaggio maschile, è rimasto Julian in quello italiano. L'unico nome che è stato cambiato è quello di Scarlett. Quindi queste sono le differenze principali che ho notato tra le due edizioni, e vi consiglio lo stesso quella italiana. Per il resto è molto molto curata, anche più di questa, quindi ne vale assolutamente la pena. Cominciando a parlare del libro, di che cosa parla Caraval? Iniziando la recensione vera e propria, non voglio dirvi troppo della trama perché è un libro meraviglioso, ma secondo me per raggiungere il pieno effetto finale bisogna iniziare a leggerlo senza saperne più di tanto a riguardo. Infatti vi dico soltanto che parla di due sorelle che hanno un bruttissimo rapporto con il padre abusivo e un forte legame invece tra di loro, che vengono invitate finalmente al Caraval. È sempre stato il loro sogno parteciparvi, e il Caraval è questa performance magica interattiva che si tiene ogni tot anni, tenuta dal Mastro Legend, che è questo uomo estremamente famoso che è dotato di magia. Donatella e Scarlett, in questo caso Rossella, si troveranno a fuggire dal loro padre e nascondersi al Caraval, dove tutto è magico ed è un gioco, ma si confonde con la realtà, per cui è importante ricordare che è solo un gioco, come è scritto qui sulla copertina, perché si finisce per davvero confondere quella che è la realtà con quello che è il gioco. Questo libro secondo me piacerà davvero tantissimo alle persone a cui è piaciuto Il Circo della Notte, perché come atmosfere si somigliano veramente tanto, però questo devo dire mi è piaciuto anche di più, perché una volta che si inizia a leggere il libro insieme a Scarlett ci troviamo a non capire niente, nel senso che sembra davvero di partecipare al Caraval e di vivere questa esperienza magica. Leggere questo libro è la cosa più simile alla magia che si può avere in questo momento, secondo me, che davvero è come viverci dentro. Mi è piaciuto tantissimo il legame tra Donatella e Rossella, perché mi piace leggere il legame fraterno molto molto forte, che è spesso qualcosa che non si tratta tanto nei libri. Una cosa secondo me molto importante poi di questo libro, e quello che secondo me parla di più in fondo, è la violenza domestica, in quanto Rossella e Donatella si ritrovano in questa casa con il padre che è violento con loro, e tutto un po' guidato al loro desiderio di sfuggire a questa cosa. Quindi mi è piaciuta tanto la motivazione di fondo, e leggendo si scoprirà che è proprio fulcro della storia questa violenza domestica, per cui è un bellissimo libro arricchito da tanta magia, ma che parla comunque di argomenti seri molto importanti secondo me. Quindi ha anche una morale di fondo che mi è piaciuta tantissimo, quindi ha reso il libro molto molto bello da leggere esteticamente eccetera eccetera, anche importante per il messaggio che dà. Ovviamente non posso parlarvi più di tanto di quella che è la trama come mi piacerebbe fare, perché potrei finire per farvi degli spoiler, però lo stile di scrittura è veramente fantastico. Questo è il primo libro di Stephanie Gardner, quindi è un'attrice emergente, e sicuramente dopo aver letto questo libro leggerò ogni cosa che deciderà di pubblicare, perché mi ha conquistata davvero tantissimo. Il libro è il primo di una duologia, perché è stato annunciato il titolo della companion, che si chiamerà
Legendary. Continuando a parlare dello stile di scrittura, mi è piaciuto davvero tanto, come vi ho detto già in precedenza, riuscire ad immergermi nella narrazione, perché è una cosa che io do per scontato, però tante volte è difficile, perché poi leggi magari quel libro in cui non riesci affatto ad immedesimarti e ti rendi conto di quanto lo stile di scrittura sia ciò che in realtà riesce a coinvolgere il lettore. E Stephanie Gardner ci riesce meravigliosamente, perché non solo il libro è avvincente, ma allo stesso tempo riesce ad avere il giusto pacing, quindi il giusto connubio tra scene veloci e scene un pochino più lente. Si sofferma sui giusti dettagli e fa cadere l'occhio anche al lettore sulle giuste cose. Fino all'ultimo non sarei riuscita assolutamente ad immaginarmi quella che è la risoluzione dei fatti, e non vedo assolutamente l'ora di leggere il prossimo volume, perché dopo questo sono sicura che non potrà far altro che migliorare la storia. Ci sono state parecchie scene in cui ho pianto, ho riso, e il tutto è merito assolutamente della scrittrice, secondo me fantastica. Ne sto tessendo tantissimo le lodi, perché effettivamente è uno dei libri più belli che ho letto quest'anno, sicuramente tra la top 10. Ve lo consiglio senza il minimo dubbio. Sono sicura che se vi piacciono più o meno i libri che consiglio, questo lo divorerete e lo amerete. Ebbene sì, la recensione finisce qui. Al libro ho dato 5 stelline su Goodreads, e se potessi gliene darei ancora di più, ma 5 è il massimo. Ringrazio ancora tantissimo la Rizzoli per avermi inviato questo libro in cambio di una recensione, e spero che la recensione vi sia piaciuta. Fatemi sapere giù nei commenti se l'avete letto, e se l'avete letto che cosa ne avete pensato, se vi è piaciuto oppure no, oppure se avete intenzione di leggerlo per Natale. Tra parentesi, sarebbe anche un regalo di Natale, secondo me fantastico. Ebbene sì ragazzi, il video finisce qui. Come sempre vi lascio giù nell'info box il link ai miei altri social network, tra cui c'è Goodreads, dove potete trovare tutte le mie recensioni ai libri, e inoltre il link dove poter acquistare direttamente Caraval su Amazon. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatevi un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, inoltre cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei video del Bookmas, perché come vi ho detto ci sarà un video al giorno fino al 24 dicembre. Noi ci vediamo al video di domani, ciao ragazzi!